Scusa. Ci sono 3, 2, 1. Cheers a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Crazy Onion. Sigla. Oh Ale, dobbiamo fare la sigla. Sì, ma vedi che se vuoi so fare la beatbox. Vediamo. Pum, pa, patum, patum, pa. Benvenuti ragazzi, un nuovo video benvenuti di Crazy Onion. E come potete vedere e notare, siamo io e Alessio. Come ha anche anticipato Marco nell'ultimo video, purtroppo, dato la situazione che l'Italia sta vivendo in questo periodo, dobbiamo adattarci anche noi. E Crazy Onion si è divisa. Crazy Onion si è momentaneamente divisa, ognuno dalle proprie abitazioni. Infatti io e Giulia abitiamo, diciamo, nello stesso palazzo. Quindi... No, nello stesso palazzo, non diciamo, sennò la gente dice... Cioè, nello stesso palazzo. Ci siamo riuniti, come faranno anche gli altri membri di Crazy Onion, Per non farvi mancare nulla e portarvi comunque dei contenuti. Oggi abbiamo insieme a noi una Imperial Baltic Stout del birrificio Poiala, dal nome OO. Se volete vi spiego anche perché si chiama OO, perché il signor Poiala, che piaceva tanto la birra, quando ne aveva tanta se ne fregava, poi andava con l'ultima birra, finiva, apriva il frigo. Va bene ragazzi, dopo questa... Quindi ragazzi, io, dato che in genere sto dietro la telecamera, ora sto davanti la telecamera, vi faccio comunque un, come lo chiamo Marco, un... Nel frattempo parliamo di questa porter. Allora, come ha già detto Alessio, è una porter con diciamo una gradazione alcolica abbastanza significativa, perché il 10.5 di percentuale alcolica, è una birra abbastanza forte che può tenerti caldo nelle fredde serate. Attenzione. Nelle serate, quella fredde, che dici? Allora, diciamo, io parlerei passo passo dei vari sentori olfattivi, eccetera, eccetera. Nel senso, andiamo ad aprirla e piano piano, di vari passo, andiamo a parlare. Sì, uno strumento di ultima generazione, adesso aprirà la birra. Apro io? Faccio ok. Non si possono dire parolacce, però... Allora... Come potete vedere, ragazzi, utilizzeremo due bicchieri sempre per il discorso di mantenere... Sicuramente... Evitiamo... Bella... Ecco, subito il colore... Sul sito ufficiale della Poiala ci dice in merito al colore che... L'aspetto è di nero pece... Scuro come il cielo notturno, con una testa marrone opaca. Ed effettivamente, fino a qua ci siamo. La schiuma è bellissima. La schiuma è bellissima. Sì, sì, molto, molto, e molto bella. Già all'olfatto salgono alcuni aromi. Io non ho ancora ben letto, perché ha letto più Giulio. Io un attimo mi sto trovando un po' spiazzato, però. Arrivano un po' di note fruttate, infatti, ora andremo infatti, a vedere bene, frutti rossi, c'è scritto, perfetto, quindi... Io vorrei fare una premessa che a me le stout non fanno impazzire, non ci esco tanto pazzo. Si può dire non ci esco tanto pazzo? Certo. Però dall'odore sembra promettere bene. La schiuma già è scomparsa però, sì, la schiuma non è persistente come penso per tutte le stout. Gran parte delle stout. Ora io sapete che io sono quello. Noi siamo i più ignoranti. Ecco, rispetto a Marco, Andrea, Francesca, noi siamo quelli che non ne capiamo tanto quanto loro. Però per quelle stout che ho provato, insomma, non mi è sembrato di vedere una schiuma persistente. Comunque andiamo all'olfatto. Allora sentiamo, ascoltiamo, vediamo e sentiamo cosa dice il sito in merito. Il profumo domina uno zucchero bruciato pulito. E io, se devo essere sincero,
un effetto dolciastro all'olfatto. All'olfatto è molto dolce, effettivamente. Si sente. All'olfatto non molto, tantissimo molto per quanto mi riguarda. E poi dice, lasciando immediatamente il posto ai ricchi frutti scuri, come prugne, uva passa e mirtilli freschi. Se devo essere sincero, io ho sentito per primo questi frutti. Inizialmente mi ha dato proprio... mi ha attirato l'odore dei frutti al naso rispetto al dolciastro, come dice qui il sito. No, comunque, l'aroma fruttato si sente abbastanza. Secondo me il dolce che sentiamo può essere dato dalle note di caramello di cui parla. Di certo. Cui parla. E poi dice... Alla fine emerge un fumo arrosto come un falò lontano all'orizzonte. Ma molto. Ok, a parte che ha scritto questa cosa, secondo me si è drogato, io non sento perché niente. È molto lontano all'orizzonte, non si sente per niente. Ma comunque, l'odore è molto buono. Sì, sì, no, attenzione, l'odore infatti al gusto cosa dice il gusto? Allora, sapore, all'inizio arriva un corpo ricco. Da vedere. Inizialmente l'acidità simile al caffè espresso è bilanciata da un gusto dolce di caramello. E il dolce già lo sentivamo comunque all'olfatto. Vediamo comunque. Vediamo. È vero. Allora. La gradazione abbiamo detto che è 10,5, giusto? 10,5. Vai. La gradazione si sente, ma non è. Non ti asfalta il sapore, secondo me. Per quanto riguarda il discorso della prima ondata di corposità della birra, penso che diciamo è abbastanza corposa. Sì, molto. Non mi sembra una birra liscia. Però. Per quanto riguarda lo zucchero si sente anche sì, prima nota dolce proprio è quella che ti arriva subito secondo me e poi sì, sento l'affumicato un leggero qua parla di falò lontano all'orizzonte all'olfatto però cioè l'affumicato io lo sento più al gusto che all'olfatto chiaramente è molto soggettivo allora arrivo a sentire prima dell'affumicato sento un po' di fruttato e poi un filo di affumicato. Altro purtroppo... Io invece lo sai che il fruttato non lo sento. Il fruttato lo sento molto, ma molto allora, poco. Si confonde molto, secondo me, con il dolce del caramello. Quindi dolce del caramello... Ah, scusate ragazzi, ma quando non c'è nessuno dietro la telecamera non sappiamo quando finisce la batteria. Fortunatamente mi sono accorto che la lucina... si spegneva e ho sostituito la batteria. Dicevamo, per quanto riguarda il gusto, quindi io arrivo a sentire i frutti rossi prima di quel leggero affumicato. E dicevamo anche che secondo il sito dovrebbe sentirsi il gusto del cioccolato fondente e al mio gusto non c'è. Ricontrolliamo. Ma... Allora, secondo me, facendola scaldare un po', secondo me un filo di cioccolato fondente poco poco si potrebbe arrivare a sentire. Invece riscaldandosi un po', ed è quello che è successo, si sentono di più i frutti rossi. Ed è quello che c'è scritto nel sito. Nel sito dice, mentre il tuo bicchiere si riscalda, dovresti aspettarti di assaggiare i frutti rossi. Attenzione. Quindi diciamo che... io mi sto approcciando da poco a questa tipologia di birra e grazie ai consigli di Marco, Andrea e tutti gli altri membri di Crazy Onion ho constatato effettivamente che scaldandosi le stout, in questo caso le porter, ognuno riesce a sentire alcuni aromi sia ad olfatto che al gusto che magari un po' più fresca non riesce a sentire, quindi nonostante dica di bere questa birra tra i 10 e i 14 gradi, esatto. Quindi ragazzi, se questa come birra stout, come porter, a me piace, l'alcol non asfalta, quindi io no, assolutamente. Non mi piace tanto nelle stout quando l'alcol è eccessivamente pesante che si sente proprio
il pizzico in gola, ma questa devo dire che è veramente veramente buona. Io, come ho detto prima, non sono un grande appassionato di stout, onestamente non mi fanno impazzire, però devo dire che questa qua è una buona birra, un'ottima birra. E mi è piaciuta, devo dire la verità, devo essere sincero, mi è piaciuta, nonostante non sia il mio genere di birra preferito. Quindi, se la trovate, assolutamente provatela, approvata. E ci fate sapere nei commenti. Mi raccomando, fateci sapere nei commenti. Però prima ancora di farci sapere nei commenti, dovete iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, condividerlo, spammatelo dove volete voi. E permettimi di dire, se volete che ogni volta che Crazy Onion pubblica un video, magari, chi lo sa, c'è qualcosa di nuovo che arriva, che non arriva, che ci sono persone nuove, birre nuove, e non vi volete perdere soprattutto quei contenuti, attivate la campanellina su YouTube. Bravissimo, bravissimo. Questa è la magia così dell'editing. E quindi mi raccomando, se attivate la campanellina, ogni qualvolta queste belle persone dalla faccia pulita, perché comunque mi permetto di dire che siamo i più belli di Crazy Onion, cioè nel senso, ora, nulla non avete l'esperienza e la professionalità di Marco Andrea, ma è un quanto di bellezza. Ragazzi, non mi seccate. Queste performance da due che non sono avvezzi a stare da questo lato della telecamera, onestamente, tutto da apprezzare. Benissimo, ragazzi, vi ricordiamo quindi like, condividi, campanellina e tutto. È tutto quanto. E ci vediamo al prossimo video. Ma soprattutto, permettetemi, restate a casa in questo periodo. Ve lo chiediamo anche per noi, per voi, per tutti, perché prima finisce questo periodo, poi in ottima compagnia, ragazzi. A casa. Noi abbiamo fatto le scorte, quindi a casa non usciamo. Con una birra o più di una birra, ma bevete sempre responsabilmente, anche se ma tanto non dovete guidare. Anche se non guidate, però comunque, cioè, con una bella birra a casa, non uscire, che senso ha? Va bene? Cheers. Alla prossima.